Unlimited. Ripremiamo con un po' di ritardo questo secondo tempo per, diciamo, questioni personali del telecronista, perché dovevo, niente di particolare, dovevo prendere un antibiotico, quindi dovevo bere e mangiare qualcosina. 3-0 il gol siglato ancora dalla sanità a poco dopo il fischio del secondo tempo. C'è stata un paio di reazioni da parte dei Furax, che però non hanno concretizzato a sufficienza. De Blasio cerca di rincorrere questo pallone, però va fuori prima che lui lo toccasse. Rimessa laterale battuta per la sanità. Ruiu combatte per questo possesso, buono il tiro di Ruiu. Qualcuno vicino a Manuele! Qualcuno vicino a Mai, ma gli stai su. C'è stato anche un cambio tra i pali per la Furax. Topo, Genovese. Ancora Topo, Genovese, buono il filtrante per Estatico, si gira, c'è Topo sganciato, Estatico un rimpallo, cerca di favorire Topo, ma Topo viene anticipato. Buona la scivola del Genovese, c'è un fallo qui a favore della Furax. Sale Truglio, batte Genovese, pallone scodellato in area di rigore, preda della difesa della Furax, cerca di recuperare questo pallone Genovese ma viene anticipato dal suo avversario per il contropiede della sanità. Truglio si arretra, Truglio recupera la posizione arretrando, ancora azione sviluppata dal lato sinistro, c'è sulla destra due uomini della sanità, Ruiu costretto a ricorrere questo pallone in fase difensiva, pallone sulla linea laterale, un paio di finte cercano di ubriacare Ruiu del diretto avversario, Ruiu però non ha bocca e con un piede la mette in fallo laterale. Ruiu si arrabbia, a mio modo di vedere giustamente, con i suoi compagni di squadra che l'hanno lasciato in una posizione non sua. Mazzola gioca con questo pallone, cerca di deviarla, Ruiu ancora in una posizione non sua, spazza lontano, il solo De Blasio non riesce ad agganciare questo pallone, Furax completamente schiacciata nella propria area di rigore, sebbene questi attacchi della sanità non concretizzano ancora niente, attenzione, mi stavano smentendo. Furgero con forza va via a due persone, 3-2, pallone per Ruiu, allargato troppo il compasso di gioco, il pallone del portiere della Fura e della sanità allontana con forza. Poppa combatte a centrocampo, un dribbling probabilmente evitabile, pallone morbido sulla destra, pallone per Romeo, in mezzo c'è un fallo. Calcio di rigore o calcio di munizione? Calcio di punizione al limite dell'area. Ah no, calcio di rigore, calcio di rigore, calcio di rigore. Batte Poppa. Batte Poppa. Incoraggiamento di Poppa da parte dei suoi compagni di squadra. L'arbitro richiama Estatico, troppo vicino al suo compagno di squadra. Rincorsa di Poppa, pallone morbido, 3-1 per la Furax. Applausi per Poppa. Accorciano le distanze gli arancioni. Thank you.
Poppa fa finta di non sentire probabilmente. Dario! Dario! Vabbè, aspetta un attimo, faccio spiegare sto fatto. Dario! Accendo qua! Vai! Dario, però centrale vicino a Manuele sta! Ti poco più, la prova, però! Gestione 3-1, accorcia le distanze la Furax Sanità, che mantiene ancora il possesso del pallone. Azione sulla destra, uno contro uno con Ruiu. Ruiu si lascia scavalcare ma combatte per recuperare il pallone. Mazzola si sgancia, il pallone in mezzo, il portiere la smanaccia e Picariello la allontana. Ancora azione per la Sanità. Pallone ancora sul settore di sinistra, dal fondo il cross che va fuori dal campo. Sbilenco alle spalle della porta. Il portiere neoentrato in luogo di Mele per la Furax è l'esperto Conforti. C'è un cambio anche nelle file della Sanità. Pellecchia cerca di spiegarsi con il mister perché vuole entrare. Chi vuoi vicino a te, Pellecchia? Truglio. Ti piace Truglio? Bellissimo. Bravo Dario, vai, via questa palla. Amore nella Furax. Sanità che ancora sviluppa l'azione in fase offensiva. Buona l'azione, l'intervento di Mazzola che non fa uscire il pallone in rimessa laterale. È statico, buona la sua difesa, pallone che però va fuori, rimessa laterale per la Sanità. È statico, rincorre questo pallone, lo tocca soltanto, azione che ancora si sviluppa sulla destra. Furgero in mezzo a due, rincorre ancora il possessore di palla, allarga il gioco, buono il filtrante. Truglio si sgancia al limite dell'area, Truglio la mette in calcio d'angolo. Mazzola chiama i compagni per questo calcio d'angolo. L'arbitro assomiglia leggermente a Mattia Destro, adesso che ci faccio caso. Battuto il corner, Conforti la blocca agevolmente. Pallone scaraventato in avanti, è entrato il numero 18 per la Furax. Vediamo chi è, non me l'hanno detto chi è il numero 18, dopo vado a fargli un cazziatone perché mi hanno detto che non c'era più nessuno, dopo vediamo. Ancora azione per la Sanità, passaggio in mezzo filtrante, è evitato Topo, è entrato in area il giocatore della Sanità, in mezzo, buona la difesa di Mazzola che ha toccato il pallone con la spalla. Il tiro sbilenco sopra la traversa di Conforti. Patruglio! E a sinistra, ci vuole qualcuno a sinistra. Furgero prende questo pallone e rincorre, sovrapposto Ruiu, viene ignorato, pallone a centrale per Estatico, pallone a campanile, spinto Furgero, calcio di punizione per la Sanità. Buono l'anticipo di Mazzola che rincorre sulla sinistra, sale Ruiu, urlato dai suoi compagni di squadra, uno contro uno, pallone in mezzo a vuoto, la difesa della Sanità. Azione sprecata per la Furax, non premiato il cuore e il coraggio di Ruiu. Truglio solo centrale, che ottimo controllo di Truglio. Pellecchia, come giudichi questo controllo di Truglio? Con una parola. Monumentale. Monumentale. Pallone in avanti, scivola il numero 18. Quello là con la pantalla vicino a me, sta scendendo un piano. Mi dite chi è il numero 18, per no, favore? No, quello vicino a me. Come si chiama il numero 18? Lo so. Non lo so, lo va a chi ti metti vicino a te. Che quello è il centrale. Romè sta a centrocampo, e non lo so. U27, Picarelli. Topo, numero 9, chi lo vuole su Gil Verde. Mister, chi è il numero 18? Annanzo, un osso. Mister, facendo la sia. Topo! In da fogna. Topo! Colmo Beghi, Topo! Entra Pellecchia, finalmente. Ma c'è Giuseppe, ci facci da sci.
Esce topo. Ma lo vuoi dire? E come faccio che vado a fare la tua? Poppa, non mi dare fastidio mentre lascio la telecronaca. Azione per la Furax, ancora sulla sinistra. Truglio cerca di recuperare questo pallone in maniera agevole, ma non ci riesce perché perde il pallone. Truglio si sgancia perché l'azione è arrivata sulla destra. Evitato Truglio, il tiro col sinistro murato da Pellecchia. Calcio d'angolo per la Furax, per la Sanità, chiedo scusa. Calcio d'angolo, fischio arbitrale, un po' di movimento in area, pallone alto morbido col sinistro, Truglio lo allontana. Ruiu per un momento, Ruiu in un secondo momento, pallone per Furgero, evitato il suo compagno di squadra, Furgero si allarga sul settore di sinistra, Furgero accompagnato dai suoi compagni di squadra, ma perde il pallone, il tocco e anche il suo Furgero commette fallo, ma aveva ben recuperato il giocatore della Sanità. Bravo Giuseppe, hai fatto bene. Calcio di punizione battuto per la Sanità. Centralmente la Sanità lancia l'attaccante, Mazzola viene evitato, pallone fuori. Un po' di gestione qua, mezzo, un po' di gestione, grazie. Palla girare un poco. Dai! Ma lei è l'allenatore in seconda? In seconda, in seconda. Che in prima lei non c'è ancora arrivato. No, no, ancora no, ancora no. Truglio dal fondo, Truglio dal fondo, pallone direttamente tra i piedi della Sanità. Truglio ancora allontana questo pallone. Non ci arrivano gli attaccanti della Furax, per cui c'è una rimessa laterale proprio per loro, perché lo hanno scaraventato con la testa fuori dal campo. Movimento contrario, ampiezza, è statico con le mani, pallone per Ruiu. Calcio d'angolo? Calcio d'angolo, non lo so. Non ho ben capito, c'è stato un fischio, forse. Ah no, c'è stato direttamente il fondo. Fondo battuto per la Sanità che mantiene un possesso palla molto alto. La Furax va in contropiede, però non riesce a concretizzare adeguatamente i propri sforzi, le proprie manovre offensive. Pallone che arriva centralmente. Ruiu e Pellecchia si dividono i propri avversari. Pallone morbido in mezzo, Pellecchia un po' distratto, poi spara lontano, prima con la testa Pellecchia, poi Truglio col destro lontano. Genovese in ritardo, non prende questo pallone. Azione ancora sulla sinistra per la Sanità. Centrosinistra, Furgero combatte, commette fallo, si scusa con il suo avversario Furgero. Calcio di punizione per la Sanità. Mister gli promette un cambio dopo aver tirato questo calcio di punizione. Mister ha sentito? Calcio di punizione, difesa barriera a 3 per Conforti. La rincorsa, pallone in mezzo, Romeo di testa. È statico, ultimo uomo, è costretto ad allontanare il pallone e a rincorrerlo. La difesa della Sanità, pallone che arriva al portiere, allarga il gioco per il terzino. Azione sulla destra. Si accentrano i giocatori della Sanità, pallone che arriva al terzino sinistro. Rimessa laterale battuta, dribbling su Mazzola sganciatissimo, Furgero non la riesce ad agganciare questa palla guadagnata. Mazzola esce, Mazzola entra d'Ercole,
Entra Puppa, esce Furgero. Con la testa e con il petto la sanità cerca di controllare questo pallone e lo fanno bene. Trama di passaggi corta e lancio arriva direttamente tra i piedi di Truglio, un dribbling pallone che arriva a Pellecchia dopo un dribbling arretrato. Pellecchia, passaggio sbagliato, ancora Pellecchia, controlla con la caviglia ma perde palla. Scivolata a vuoto di Dercole. Dercole recupera posizione, azione ancora che si sviluppa sulla sinistra. Genovese chiama l'uomo. Fuori area il giocatore della sanità tenta un dribbling, ci riesce, Pellecchia ci mette una pezza. Si accentra, il pallone a cambiare gioco, il controllo di prima con un passaggio. Romeo fa buona difesa, ma perde il pallone. Ancora Romeo, rincorre questo pallone in possesso della sanità. Pallone corto! Che azione della sanità! Difesa purtroppo dormiente della Furax, bisogna ammetterlo. Truglio e Pellecchia stavolta hanno le proprie colpe. 4-1 per la sanità, ci avevano sperato gli uomini della Furax dopo il calcio di rigore trasformato da Poppa. Chiama un cambio Truglio. Entra al posto di Truglio, entra Esposito che agirà quindi da difensore centrale. Un po' di colpe sul quarto gol ce l'avete tu e Pellecchia, eh? Eh? La palla è andata a sinistra, no? Che c'entra? Tu e Pellecchia però state... Quindi la colpa di chi è? Colpa mia sul quarto gol della Furax. Evidentemente ero distratto nel fare la telecronaca. È statico, buono il controllo, si sovrappone Romeo, si accentra Ruiu, pallone per il primo. A ridosso dell'area di rigore Romeo ruba chissà come questo pallone. Evita il proprio avversario, pallone in mezzo, troppo lungo il suo cross. Azione ancora sulla sinistra, non esce il pallone, Poppa lo segue con gli occhi, Genovese si sgancia a centrocampo, Romeo recupera pian piano la posizione, è a vuoto il numero 27 Picariello, uno contro uno, Pellecchia per un attimo, la prende con le mani il giocatore della sanità, l'arbitro lo vede, calcio di punizione, ok di Pellecchia per la buona segnalazione dell'arbitro. Calcio di punizione, il numero 18 cerca di combattere per questo possesso, pallone che si sviluppa ancora, azione che si sviluppa ancora sul settore di centro-sinistra per la sanità, per un attimo il pallone era arrivato a Esposito, buono il controllo di Poppa dopo il passaggio di quest'ultimo, un dribbling, chiama il filtrante il numero 18, viene ignorato, Poppa fa tutto da solo, c'è Ruiu libero ma il pallone non arriva a lui, Poppa ha sbagliato un controllo di troppo, Ruiu rincorre questo pallone, Ruiu si sbraccia, perdonatemi, fallo di Esposito, anzi no, l'avevo chiamato io ma non sono arbitro. Esposito passa a Ruiu che ha cambiato fascia, pallone per Estatico, Ruiu si accentra, pallone per lui anticipato dal centrale di difesa della sanità. Mi dici il numero 18 chi è, per favore? È il numero 18. Checco. Sta corto. Che minuto è? Prego. Che minuto stiamo? Siamo al 20esimo, ma ho iniziato un po' più tardi. Il secondo tempo, più o meno, no, forse ventesimo, no, 26-27 credo. Beh, quasi il 30. Quasi il 30. Colpo di testa con Forti, buona la parata, non esce fuori, credo sia Pellecchia che rincorre questo pallone. No, il numero 19. Pallone lungo, Ruiu corre sulla destra, ancora Ruiu sulla destra. Fa tutto da solo Ruiu, vuole l'area di rigore, Ruiu scivolata su di lui, Ruiu si rialza,
si avvicina, è statico, viene servito, è statico al limite dell'area di rigore, mette a terra un avversario, il dribbling di troppo, è statico, fa tutto da solo, non passa, ci sono due uomini vicino a lui, passa solo adesso quando è troppo difficile per lui, perde un tempo di gioco Ruiu, per cui perde anche il pallone. 4-1 il punteggio, siamo alla fine del secondo tempo. Alla panchina chiamano Genovese perché probabilmente deve uscire Esposito a vuoto, Conforti esce e fa suo il pallone. Romeo. Genovese! Calcio di munizione per lui. Genovese esce, entra Furgiero. Non hai capito come sta? Ma era un momento. È vero che ha sbagliato quarto, ha difeso il quarto gol, però... Non mi trattare, ma esce Genovese, centrocampista di peso in luogo di Furgiero, centrocampista un po' più leggerino e fantasioso. Scivola, scivola Luca, stacca Luca, Luca, staccati. Rinvio lungo del portiere. Esposito controlla questo pallone vagante, spazza lontana la difesa, pallone che arriva a Ruiu se non sbaglio. Si avvicina De Blasio e viene servito male da Ruiu. E Ruiu si arrabbia. Pallone a centrocampo della Sanità. Ancora sul centro-sinistra. Difesa un po' ballerina della Furax. Pallone che arriva in qualche modo a un loro giocatore. Statico stoppa bene con la suola. Cerca di passare a Poppa. Pallone che arriva adesso a lui. Apre il gioco Poppa per la corrente, Ruiu sulla destra, si avvicina De Blasio, passa adesso De Blasio a Ruiu, De Blasio un dribbling, pallone che arriva a Ruiu al limite dell'area, il pallone in mezzo, la rete di Estatico, 4-2 per la Furax, assist di Ruiu sulla destra, pallone morbido, ah no, è fuori gioco. Ma è fuori gioco, una brutta scena, eh. Una brutta scena. Oh, ma che è fuori gioco? Oh, oh, ma che cavolo, ma è fuori gioco. Ma è fuori gioco. Ma è fuori gioco o no? Non capisco. Ah no, 4-2, quindi è valido il gol, perché altrimenti non ci sarebbe stato il calcio d'inizio. Furgiero come una trottola rincorre il pallone, pressati quelli della Sanità. Allargano il gioco a sinistra contro Mazzola, anzi contro D'Ercole. Esposito con forza. Evitato Romeo. Pallone sul palo. 5-2, Conforti impreparato qui, sebbene il pallone fosse centrale. Sì, ma non ti fermare. Non sta, ce l'ho finito. No, Mario, Mario. No, dopo gli andiamo a chiedere questa cosa. 5-2 per la Sanità, comunque test importante per la Furax, le categorie di differenza si sono sentite lungo il corso della partita e relativamente per il fiato. D'Ercole è evitato, non con poca forza, buono il pallone filtrante, buono l'intervento di D'Ercole, forse un po' troppo tecnico questo colpo di tacco, un po' rimproverato da Truglio dalla panchina che lo ha un po' sofferto. Partita finita, applausi per la Furax. Andiamo dall'arbitro perché devo farmela spiegare questa cosa del gol.
Arbitro Mattia Destro, ma me la spieghi questa cosa del gol? Io non l'ho capita, era no, fuori gioco? Faccio un commento, non parlo. Eh no, non puoi fare, anche Collina spiegò il lotempo. Era fuori gioco. Quindi? Ho dato il gol per simpatia, perché siccome la partita... Che sei un venduto. Sono venduto, hanno venduto. Venduto l'arbitro. Chi sta l'arbitro, è chiaro, a favore. Mi dici un attimo al volo, sebbene le categorie di differenze si sono fatte sentire, però comunque stesso è stato importante. Sì, la differenza di categoria, differenza di condizione fisica, chi te la pensi, chi come va a fare, come me, per esempio. Come te, tu lavori? Io ogni tanto faccio pure la ricotta. Che lavoro fai? Faccio il salumiere. Fai il salumiere, oggi faccio finito... pure la ricotta. E fai anche la ricotta, vuoi mandare un saluto a casa? Ciao mamma. Ciao mamma. E un saluto a Michele Bellame che sta a casa, che poi guarda il video e ricambierà sicuramente. Senz'altro. Ringraziamo il signor Truglio con il numero 5, inquadriamo quest'ultima riunione post partita, diciamo così, riunione da parte della Furax. Vediamo anche Ruyu che si arrabbia, che parla con Topo. Genovese, hai giocato poco stasera, come mai? No, no, poco no, quasi 70 minuti. Che ti sei fatto all'orecchio, Genovese? Che non so togliere l'orecchino. Basta. Parliamo nel parlano nello spogliatoio, giustamente, giocatori della Furax, per cui su questa ultima inquadratura del denudato Ruyu e del denudato, quello a fianco, il denudato, quello a fianco a lui, non so come si chiama, stoppiamo qui la ripresa. Sanità 5, Furax 2. Il fischio arbitrale sancisce l'inizio di questa prima amichevole serie, di questa prima uscita stagionale degna di tale nome della Furax. Schierati alla destra con le casacche giallo evidenziatore, la sanità, ecco, che adesso si apprestano alla rimessa laterale, però perdono palla. Convocazioni ufficiali, quelle della Furax, mi confermavano con giocatori già in rosa, senza Provinanti. C'è Furgero adesso che cerca di attaccare col pallone. Il pallone però arriva a Ruyu, lo perde dall'altra fascia. Mi dispiace che si vede male, però sto lontano da qui. Naturalmente Furax in maglia arancione, diversa da quelle sponsorizzate Fuso. Comunque l'anima è l'animus pugnandi, come si suol dire, non muta per la squadra capitanata da Estatico. Buona la chiusura di Pellecchia, cerca di favorire lo scatto di Estatico, ma il portiere avversario allontana il pericolo. Rimessa laterale, il numero 27 cede a Pellecchia, però anticipato dall'attaccante avversario. Pellecchia, senza particolari fronzoli, la mette in fallo laterale. Rimessa battuta per la sanità, cerca di calciare un cross dal limite dell'area, però Pellecchia fa buona guardia, Cacace cerca di disturbare il possessore di palla. Azione che si sposta dalla fascia destra al centrocampo, pallone filtrante in mezzo, buona la difesa della Furax, Cacace cerca di prendere palla, sovrapposizione del numero 27, c'è un fallo qui, c'è un fischio arbitrale, c'è un fallo? Ah no, c'è un cambio maglia. Pallone scagliato dalle parti del portiere Mele con il numero 1. Si avvicina Truglio, ma Mele preferisce passarla col sinistro in avanti per Ruyu. La allarga col petto all'indirizzo di Furgero, ma non riesce ad agganciare il pallone. Azione che si sviluppa a favore della sanità sulla fascia sinistra. Si accentra il giocatore con la casacca numero 10. Cambio gioco, buono il controllo col sinistro, il dribbling ai danni di Cacace. Si accentra col sinistro, il tiro col destro, Mele la controlla senza troppi problemi. Chiama in avanti il pallone Mele, la passa al terzino sinistro.
un lancio in avanti preda dei giocatori avversari. Pressing non riuscito. Ed Ercole il terzino sinistro che ha sbagliato il cambio gioco. Buono il controllo di Capitane Statico, arretra a centrocampo, cerca di lanciare un suo compagno di squadra ma non ci riesce. Statico in fase difensiva cerca di agganciare il pallone. Branca il pallone il numero 20, un dribbling a confondere l'avversario, c'è Truio vicino a lui ma non viene servito. Poppa, un dribbling forse rischioso, ruba palla, la sanità 3 contro 3, un contropiede, il tiro da fuori di sinistro, pallone alto sopra la traversa di Mele, rischioso l'eccessivo possesso palla di Poppa. Che ha portato al tiro dell'attaccante della sanità. Rinvio col sinistro di Mele. Pallone indirizzato a Furgero ma combatte per il possesso del pallone. Il 99 Esposito cerca di spazzare lontano ma il pallone arriva ancora dalle sue parti. Il controllo buono in fase difensiva di Truio. Il filtrante a cercare Ruiu però anticipato è Statico. Cerca di stoppare il pallone, avanza una scivolata, è Statico, perde il pallone. Controlla ancora la sanità, è Statico per un attimo. Ancora un dribbling di forza, è Statico. Cerca di mantenere il possesso, la sanità però fa buona difesa. E controlla, pressing di Ruiu contro il portiere. Che è successo? Un errore da parte di Ruiu davanti al portiere, non da lui. Si riprenderà e rimedierà a questo errore. Buono il pallone di Esposito. Furgero dice che è sua la palla. Con le mani all'indirizzo di Estatico. Si muove molto Estatico sulla nei dintorni della propria area di competenza. Con le mani ancora una rimessa laterale, lo stop al volo di Furgero, pallone filtrante a cercare Ruiu che non riesce ad agganciare il pallone perché il portiere esce bene in anticipo. Pallone basso, si sgancia il centrocampista, prende palla, un buon lancio, Pellecchia evitato dall'attaccante Truio, ancora non riesce a recuperare il pallone, Pellecchia rincorre, il tiro dell'attaccante di poco al lato di Mele. Brividi sulla schiena dei giocatori in arancione. Mele si arrabbia con i suoi. Lancio di Mele. Ruiu non riesce a recuperare perché è ancora anticipato dal centrocampo della sanità. Il controllo dalla sinistra, Cacace recupera questo pallone ma c'è un fallo ai danni della sanità, quindi c'è un calcio di punizione nei pressi del centrocampo. Pallone battuto. Furgero prende il pallone, cerca di superare il centrocampo, lo fa adesso in mezzo a tre, però Furgero ruba il pallone. Apprezzabile l'azione personale di Furgero, azione ancora per la sanità che si sviluppa sulla sinistra, ha evitato il numero 99 Esposito, pallone in mezzo col tacco. Mele si arrabbia e para il pallone. Ancora il pallone in avanti col sinistro, Ruiu stavolta aggancia bene, riesce a recuperare il pallone, pallone per Cacace, lo stop al volo col destro, perde un tempo di gioco, Ruiu cerca di combattere ma la sanità fa suo il pallone. Ragazzi sono abituato. Dai, ma facili di strada. Faccio tutto da solo, faccio. Ma pensa adesso con l'antibiotico addosso. Però è lavoro, è lavoro. Dai. Arnold, abbassa pure tu. Ma questa è una squadra di provinanti per la sanità o è la squadra ufficiale? No, non lo so, falla con l'allenatore in prima. L'allenatore in prima penso che mi picchia se gli
se lo disturbo. Pellecchia fa buona difesa, controlla prima col petto, poi col destro, la devia in fallo laterale. Non c'è la delimitazione dell'area tecnica su cui possono stanziare i giocatori e i preparatori, per cui cerco di controllare. Truglio è evitato dall'attaccante, cerca di proteggere la propria difesa, il tiro da fuori, buona comunque la difesa di Truglio che, sebbene si sia lasciato anticipare dal suo diretto marcatore, ha comunque evitato la rete avversaria. Furgero aggancia bene il pallone per Esposito, pallone volante stavolta per D'Ercole. Truglio e Pellecchia arretrano per prendere il pallone, ma D'Ercole con il destro passa in avanti nel vuoto, pallone ancora D'Ercole di qua sta adesso. Ah, quindi è Pellecchia. No, il terzino sinistro chi è? Pellecchia. Pellecchia del terzino destro. Picarini. Esatto, bravo, Picarini. Ma non avevo visto il numero, avevo memorizzato la posizione. Pallone riconosciuto, buona la difesa di D'Ercole, spostato dalla sinistra alla destra. Rimessa laterale per la sanità, cambio battuta. Cioè, a vuoto D'Ercole, Truglio temporeggia, pallone nell'area piccola, il colpo di testa di poco fuori. Gol mangiato per la sanità. Eccole, si precisa. Mele. Col sinistro, pallone in avanti, il 99, Esposito non aggancia bene, Furgero di forza recupera questo pallone, ma Furgero al momento predica nel deserto, sebbene si accentri per recuperare il pallone. Calcio di punizione probabilmente a favore della sanità, così infatti Gabriele. Si prepara alla posizione, Cacace chiama la marcatura a D'Ercole, pallone filtrante, Mele controlla tranquillo, pallone per D'Ercole, ancora Mele pressato, pallone in avanti, buono lo stop di Cacace, un tunnel che comunque arriva a favore dei giocatori della sanità, pallone in avanti, Picariello libera bene, Esposito anticipato, combatte, c'è un fallo qui. Esposito chiede spiegazioni all'arbitro, ma comunque l'arbitro ha sanzionato il calcio di punizione battuto a sorpresa. La Furax cerca di stabilirsi in area, un dribbling ai danni di Picariello, il pallone completamente sparato in area da parte del giocatore della sanità, miracolato Mele, probabilmente per la seconda volta, così come miracolati i difensori della Furax. D'Ercole chiede spiegazioni al secondo portiere in veste di allenatore e al presidente. D'Ercole, un fuori gioco, pallino di fuori gioco. Un pallone. Ma il pallone dove sta? Siamo tutti livelli. Portiere, sta la palla. Siamo tutti livelli. C'è uno stop in campo. Nico, mi stai piacendo, Nico, mi stai piacendo. Non è contento, presidente? No, non sono contento. E di cosa si lamenta? Chi è che deve migliorare nel... No, è la posizione che devono mantenere. Di? Dei due terzini. D'Ercole e Picarelli. Esatto. Pellecchia e Truglio invece? Pellecchia e Truglio stanno facendo qualche fase fuori tempo, però... Davide! Comunque se la cavano in qualche modo. Se la cavano a qualche cosa, sì. Ah. Claudio, non lo lascia chi sta. Rimessa laterale battuta. Un rimpallo, cerca di favorire Esposito, ci riesce Furgero, stoppa col petto, cerca di non far uscire il pallone, però il fischio arbitrale sancisce che era già uscito fuori.
Struio esce di testa, Pellecchia cerca di liberare col destro senza fronzoli, pallone in avanti, Ruiu cerca di rincorrere il pallone con la testa all'attaccante, il difensore della sanità libera, il 77 Cacace apre il gioco a favore di Estatico che rincorre il pallone dalla parte sinistra dell'area di rigore. Furgero ancora sulla sinistra, all'indietro per Estatico che si è sganciato, pallone in mezzo, rimpallato, la difesa della sanità cerca di prendere questo pallone, Ruiu aggancia bene dopo un passaggio di Cacace, ripassaggio ancora per Cacace, Ruiu si sovrappone ma la difesa della sanità fa buona guardia, D'Ercole buono il controllo, un po' a spazzare, un po' ad invitare gli attaccanti, i suoi compagni di squadra, ma comunque il pallone è ancora un errore da parte della sanità, che però rimedia. Il terzino destro passa al centrocampista. Terzino sinistro. Una prateria davanti a lui, deve sganciarsi Pellecchia, non riesce ad agganciare il pallone. Entra in area, c'è un fallo. Calcio di rigore, Pellecchia ha dovuto salvare il salvabile, ha dovuto immolarsi perché in ritardo entrambi i difensori centrali della Furax. Mele deve mantenere la calma in questo frangente. Non credo se Pellecchia è stato comunque ammonito, sicuro non espulso, ma forse non era ultimo uomo, chissà. La rincorsa, l'incoraggiamento dal pubblico e il tiro! La rete per la sanità 1-0 a favore della sanità, segna Prisco, ringrazio l'arbitro. Si riscaldano i panchinari della Furax, Romeo, Genovese e altri. È statico sul centro destra, pallone per Poppa, un dribbling, l'apertura per Picariello, il pallone in avanti cerca di rincorrerlo Furgero, pallone che va a finire tra le braccia del portiere, il rinvio, il Lupatel. Muovila! Il lancio in avanti, buono lo stop di Truglio, passaggio per Estatico, arretrato tantissimo Estatico, Ruiu un controllo a seguire non riuscito, un rimpallo favorisce la difesa della sanità che cerca di impostare, il pressing di Estatico non spaventa la manovra di gioco della sanità, lancio lungo dalle parti di Pecarello, ottimo lo stop all'indietro. Esposito cerca di pressare, Ruiu arretra, Furgero al momento è unica punta per la Furax. Azione ancora che si sviluppa sulla sinistra, pallone in mezzo, Pellecchia un po' in ritardo, rimedia all'errore. Ruiu, pallone troppo corto per Estatico. Pellecchia segue l'uomo. Azione corta per la sanità, la scivolata del numero 19 è Truglio, la butta fuori dal campo, serve un altro pallone in campo, ancora una pausa, un time out involontario diciamo a causa dei palloni non... Eccolo qui, calcio d'angolo, pallone in mezzo col sinistro, pallone di testa, Mele accenna all'uscita, spazza lontano la Furax, Estatico mantiene il pallone, Ruiu a grandi falcate cerca di sovrapporsi a Estatico, buono il tentativo di Estatico, forse un po' sprecone ma comunque ce l'ha Ruiu a destra. Aveva visto il portiere fuori dai pali e ci ha provato con un pallonetto magico. Mele esce tranquillo, stoppa col petto, controlla con il destro,
il passaggio per Truglio. Pellecchia si libera. Truglio, pallone corto per Poppa. Sbilanciato, Poppa si rianima. Passaggio in avanti, cerca di prenderlo Ruiu questo pallone, ma Ruiu viene anticipato dalla difesa. È statico, di forza. Dai, 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 ci sta l'appoggio se vuoi. Meno male. Ruiu scivola. Dai, 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 dai. Sfortunato Ruiu stasera. Esposito, anticipato il suo intervento. Pallone ancora per la fascia sinistra della sanità, azione che si sviluppa molto sotto questo punto di vista. Ancora pallone in mezzo, il morbido filtrante alto libera la difesa di testa, pallone corto, tiro alto per la sanità, rimessa dal fondo per la Furax. Beh, 19° il minuto di gioco, il punteggio è sull'1-0 per la sanità. Un calcio di rigore realizzato da Prisco dopo un fallo di Pellecchia di testa. Di Pellecchia e basta, da dietro volevo dire. Fuggiero aggancia bene prima col ginocchio, poi con la spalla. Ancora Fuggiero che avanza sulla sinistra, in mezzo a due. Fuggiero perde palla, rimessa laterale a favore della Furax. Va proprio Fuggiero con le mani. Pallone che arriva a Ruiu. Si sgancia Ruiu con la punta, cerca di passare al terzino della sua fascia di competenza. D'Ercole aggancia, no, aggancia Cacace con la suola in becca d'Ercole. Buona azione di D'Ercole, guadagna un buon fallo nella tre quarti avversaria. Calcio di punizione, batterà Poppa. Mario, ma tu sei a segna, io qua non sei a segna, chi si qua? Sei tu qua nei 3 ore H3, già. Pellecchia, no, è Esposito, chiedo scusa. Pallone perso da Esposito, Poppa ruba bene questo pallone, il lancio col sinistro, non riesce ad agganciare Ruiu, ma rincorre comunque il pallone. Ci riesce, guadagna un calcio d'angolo Ruiu? Sì, calcio d'angolo, applaudito Ruiu. Sale Truglio, chiama uno schema il battitore, il lancio, Esposito con la testa, libera la difesa, al volo e il tiro, è statico, non aggancia, il liscio della difesa, Fuggiero rincorre questo pallone, scivola, Picariello. C'è un fallo, calcio di punizione per la sanità. Calcio di punizione battuto, azione che si sviluppa come sempre sulla sinistra per la sanità. Sale, passaggio filtrante, hanno trovato, non so se hanno trovato il buco per la Furax o la ottima invece la difesa di D'Ercole, dovrebbe essere, ha fatto una buona diagonale. Non so se hanno trovato. Mister, posso fare una domanda al volo? Dimmi. Ma perché giocate prevalentemente sulla sinistra? Perché hanno il loro punto debole o perché siete più forti lì? No, prevalentemente sulla sinistra perché abbiamo un attacco partendo dalla sinistra che è abbastanza rapido. Quindi cerchiamo di approfittare del nostro lato sinistro. È statico, aggancia bene, lo lascia rimpallare forse troppe volte il pallone. È statico, ancora di forza, recupera questo pallone. Pallone battuto addosso ad Estatico, per cui la rimessa laterale a favore della sanità. È statico, forse incredulo. Può riprendere il gioco, rimessa laterale. D'Ercole, forse c'è un fallo su di lui, D'Ercole si ferma. Truglio, libera in fallo laterale. Grazie mister. Fallo laterale per la sanità, pallone in mezzo. Truglio cerca di proteggere, no, anzi è Pellecchia. Comunque c'è un calcio d'angolo per la sanità.
Truglio chiama le marcature a gran voce, nel frattempo che il tiratore si appresta al lancio dal calcio d'angolo. Pallone a mezza altezza, il colpo di testa di sponda, Truglio la mette alta sopra la traversa, per cui ancora calcio d'angolo per la Sanità. 23esimo il minuto in corso. Mischia in aria, pallone alto stavolta, in mezzo il colpo di testa, lasciano sfilare quelli della Furax ma la Sanità non la lascia uscire, per cui ancora azione d'attacco per la Sanità. Il tiro rasoterra col sinistro, Pellecchia ancora senza fronzoli, la devia in rimessa laterale. Pallone in mezzo, il tiro murato da Esposito. Poppa in mezzo a due temporeggia e avanza sulla sinistra, fermato in scivolata, rimessa laterale per la Furax. C'è un cambio tra le file della Furax, esce, entra Romeo con il numero 8, quindi dovrebbe essere uscito D'Ercole. Forgero, Picariello, Poppa, il lancio in avanti a cercare Cacace, Cacace si lascia scavalcare dal pallone, poi il pallone con la testa, controlla la Sanità, è statico, pressa il centrale, Ruiu pressa l'altro centrale, però buona la trama di passaggi corta della difesa della Sanità. Ancora azione sulla sinistra, passaggi corti anche all'indietro, il lancio in avanti, Truglio riceve il colpo di testa di Picariello, pallone per Cacace che agisce troppo centrale, anticipato dal suo marcatore che passa basso al suo compagno di reparto. Jerry, ok, ti arriva, fermato questo pallone da Pellecchia. Esposito, Ruiu chiama il pallone statico, Ruiu fa tutto da solo, pallone di Ruiu per Estatico, anticipato dal suo difensore. Estatico di forza, voleva un fallo, non c'era. Buono il pallone di Ruiu. Lancio morbido. Pallone perso, rimessa laterale per la Furax, che sembra... Si dissetano gli uomini in arancio. Romeo con le mani, ancora rimessa laterale, ancora Romeo con le mani, è statico, oh, calcio di punizione, è statico preso da dietro. Poppa ed è statico sul pallone, eh? Tira è statico, la metti in porta o la metti in mezzo? In diretta, io non mi tirassi, sono stati pronti. Penso che sia Ronaldo. Fotogenico tanto, però. Sì, eh. Sembra più bello, infatti. Da vicino no. La rincorsa breve di Estatico. Pallone sballato, si arrabbia Estatico. Ha tentato la soluzione personale. Sistemati quella della Sanità, cercano di far ripartire subito il gioco evitando tutti i pressanti della Furax. Truglio rincorre, recupera la posizione, Picariello cerca di sbilanciare il suo avversario. Pallone arretrato per la Sanità, tanto possesso palla per la Sanità. Chiama un cambio gioco l'allenatore ma viene ignorato, pallone che si, azione che si sviluppa centralmente, la seconda rete della Sanità, un pallone che è arrivato all'attaccante della Sanità che l'ha infilato in porta. Entra Genovese,
Esce. Ruiu, Ruiu. Esce anche Ruiu. Ed è entrato De Blasio. Poppa, Furgiero, all'indietro Truglio, Genovese, all'indietro Permele. Genovese agisce da centrale, quindi difesa a 3. Mele, Pellecchia, vicino a lui c'è Romeo, viene servito adesso. 1-2, rimessa laterale per la Furax. Romeo con le mani. Cacace anticipato. Azione sulla destra per la Furax, un fallo qui su Romeo. Calcio di punizione. Batte Genovese. Il pallone in avanti, De Blasio ne è entrato, cerca di rincorrere il pallone. Buono lo stacco di testa in fallo laterale della Sanità. De Blasio lascia l'incarico della battuta a Cacace. È statico di forza, Poppa, anticipato di forza, Furgiero ha cambiato completamente fascia di competenza. Pallone in avanti, preda del portiere. Azione per la Furax. De Blasio in avanti, chiama il pallone Poppa, costretto a rincorrerlo prima che esce. Il controllo buono col destro, ne evita 2, ne evita 3, vuole evitare il quarto, ma vuole troppo da se stesso. Il pallone in avanti, Picarello, rimessa laterale, ah no, è Mazzola, non è Picarello, col numero 11. Truglio con la schiena, Genovese, palla a campanile, Furgiero, fallo. È statico Furgiero, c'è un fallo su di lui. Giro, vieni qua, vieni. 31esimo il minuto in corso, anzi 32. Buono Ciro, dai. Azione per la Furax, pallone che arriva a De Blasio dopo il passaggio di Furgiero. De Blasio, pallone e mezzo anticipato e statico che si arrabbia. De Blasio evitato. Azione sviluppata sul centro sinistra. Truglio non riesce ad agganciare, pallone che arriva da Mazzola a Mele. Ancora pallone per Truglio. Truglio avanza. Pallone per Cacace. Evitato, Romeo si sovrappone. Anticipato Poppa. Pellecchia con un piede, rallenta l'azione. Romeo la spara lontano.
rimessa laterale. Andò, se andiamo troppo largo il cannone. Cacace sulla destra cerca un dribbling strattonato il suo marcatore, guadagna un fallo quello della sanità. Passaggi corti sulla destra, è rientrato Ruyu intanto, non so chi è uscito, dopo vediamo. Truglio fa buona guardia su questo pallone, Truglio agisce da centrale di sinistra. Ruyu si allarga, pallone per Poppa, evitato l'avversario, Poppa si allarga sulla destra, pallone morbido per Ruyu che non entra in area, pallone in mezzo, evitato il cross, pallone per la sanità che spazza lontano. Romeo con la testa, pallone corto, Pellicchia si sgancia, allargato il gioco ancora sulla sinistra. Ah no, Truglio è... comunque c'era una difesa a 4, Genovese aveva agito prima da centrale, ma è ritornato regista. Ancora azione sviluppata sulla sinistra, c'è un fallo per la Furax. Ah no, c'è un fallo laterale, una rimessa laterale. Sto vedendo molto, ma no, molto, ma molto. Non vogliamo. È solo prima di te. Vogliamo la macchinetta. Eh? Che volevo fare la macchinetta. Chi è il numero 9? Non lo so, non li vedo i numeri purtroppo. Dai. Chi è entrato al posto di Claudio Pellecchia? Roberto Topo. Chi? Topo? Ah, Topo. Vai Ruyu, va. Vai Ruyu! Sale Ruyu sulla destra. Non evita il diretto marcatore. Rimessa laterale. È entrato Ruyu al posto di Furgero, prima. Ruyu colpetto, appoggia per Cacace, ancora pallone per Ruyu. Ruyu entra in area, il pallone è calciato, va a sbattere sugli stinchi del suo avversario, per cui c'è un calcio d'angolo. Poppa va dalla bandierina. Poppa, dove la metti? Vediamo. Pallone morbido in mezzo, anticipato De Blasio. Poppa, dalle spalle attaccato, Cacace combatte, rimessa laterale, c'è la fine del primo tempo al 36esimo di gioco, finisce qui la prima parte della cronaca, vediamo questo tiro di Poppa completamente fuori e qui è bene che stoppiamo.